Ciao, allora... A posto? Ciao, allora spero che siete pronte perché so che è una notizia che vi sconvolgerà. Niente, portate pazienza, ma ci sono i cani che passano e quindi gli altri abbaiano ed è... non posso farci niente, quindi... Però mi sembra un po' esagerato. Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, spero siate pronte perché ho una notizia che vi sconvolgerà. Ebbene sì. Sephora si è messa a fare le box sorpresa. Ebbene sì, ero andata a Sephora per altri motivi a comprare delle altre cose che adesso vi mostro, ma ha fatto le box sorpresa. Non le avevo viste, me l'ha detto la ragazza in cassa. Ci sono quelle da 3 e 5 euro. Questa è quella da 3, con un sacco di adesivi di chiusura. E niente, ho voluto provarla, ho dovuto provarla. Prima faccio vedere cosa ho comprato comunque. Mi serviva una cipria, questa è la Make Up For Ever e l'Ultra HD, è inutile. In estate è l'unica cipria che mi opacizza davvero. È questa qui. Ce l'ho anche in polvere libera, questa è compatta, fantastica, opacizza davvero il viso, è inutile. E comunque, veniamo alla box sorpresa perché io sono curiosissima di sapere che cosa c'è dentro. Assolutamente, online non ci sono, ci sono solo in negozio. Beh. Quindi, iniziamo ad aprirla. C'è scritto mamma, mamma, amore. Ma adesivi carini. Però, come faccio a staccare tutti questi adesivi? Si distrugge la box. Potevano mettercene anche meno, visto che erano in cassa. Vabbè, comunque più o meno l'ho aperta. E guardate voi che guardo io, come sempre. Da 3 euro questa, eh. Infatti mi sembrava di vedere qualcosa di colorato. È tutto... Questa è vuota. È tutto in una pochette. Bellissima. Ma è bella anche solo la pochette, già mi piace. Apriamo, quindi andiamo a curiosare. C'è un po' di misto. Allora, la prima cosa che mi salta all'occhio è questo. Fresh crema corpo idratante al fiori di cotone. Boh, ma è il formato grande? Qual è la quantità? Ah, 200 ml. È sigillato. C'è proprio la plastica qua di sigillo. Sentiamo il profumo. Buono. Crema corpo. A questo punto però voglio sapere il prezzo. Ed è niente, magia dell'editing. Ve lo scrivo qui sotto perché qui ci sono un sacco di cose. Allora, sapete che... Vabbè, parliamo di quest'altra cosa grande. Sempre di Sephora, crema mani. Crema mani. Nutriente rivitalizzante. Quella da 30 ml, anche qui non so il prezzo. Ah, è chiusa proprio, bene, ci piace. Secondo me comunque col prezzo se abbiamo già superato i 3 euro. Poi, altra cosa che però... Vedo un bel po' di campioncini, ma guardiamo cosa c'è. Prendiamo fuori le bustine. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo tre campioni di Estée Lauder Advanced Night Repair. Beh, così si può provare anche per un po'. Tanto poi vi faccio le first impression. Tre campioncini di questo, senza valore. E poi Eisenberg Paris. Sono diversi. Maschera idratazione totale. E questa è la crema ultra ricca. Questi sono senza valore però perché sono campioncini. Altra cosa che vedo, questo, esatto, è sample.
Shiseido Bio Performance Crema Super Rivitalizzante. Sì, ok, però a me questa cosa dei campioncini. Vabbè, vediamo cos'altro c'è. Shiseido Bio Performance sì, è uguale, quindi sono due. Poi, questo non c'entra niente. Due anche di questa, i fiori di cotone, stella effervescente, saranno quelle da doccia? Però queste le vendono. Queste le vendono, quindi vi metto il prezzo di queste qui. E peccato che io. Vabbè. Non lo potevano sapere. Carine, carine. Gli metto il prezzo per vedere il valore. E poi, ultima cosa. Poi è vuota. Ah, sempre Sephora, quindi solo marchio loro mettono. Ok. Una matita occhi 12 ore. Della linea Colorful. La proviamo. Oltretutto è sigillata. Sapete che cosa? Dato che è una waterproof, adesso la provo ad aprire perché voglio vederla. Stavo pensando di fare, questo non c'entra niente con la box. Stavo. Non si apre. Stavo pensando di fare un video test perché io amo le matite e soprattutto il nero le uso sempre. Un video test sì, delle matite waterproof se davvero sono waterproof, quindi pensavo di fare un qualcosa di veramente lo sto facendo low cost, quindi sto testando Essence e Catrice e altre marche, cioè non mi ricordo se Deborah o Debbie, L'Oreal, quindi marche veramente low cost. Però se vi può interessare come cosa possiamo provare a farlo di marchi anche di medio costo, quindi in questo caso Sephora, poi non so che altri marchi ci possono essere medio costo, ma vabbè, a questo punto non si apre di più di così, però proviamola. È bella nera, ci piace. Boh, a me che piacciono le matite nere può piacere. È da temperare, questa non è automatica, ma ci sta. Quindi se avete qualche marchio di medio costo, non alto, ah, non alto, no, grazie, ma di medio costo, fatemi sapere se c'è qualche marchio che vi può interessare, diciamo dai, dunque, visto che Essence è 3 euro, 3, 5 euro, 7, facciamo dagli 8-15 euro, fino a 15 euro. Medio costo ed è se vi piace come test per vedere se davvero sono waterproof. Le testo io, sapete qua ci testo, sto alla doccia, quindi ve le testo volentieri. E ditemi se c'è qualche marchio in particolare che vi incuriosisce, perché nel caso provo a sentire anche dall'agenzia se ha dei contatti con qualcuno, se no le compro io per fare questo test. Ecco, sono curiosa. Comunque, io nel mentre sono riuscita ad aprire la matita, basta con tutta questa plastica, via. E abbiamo detto che la box è da 3 euro. E adesso qui sotto io in editing vi scriverò i prezzi, ma non so se questa è in vendita o è un omaggio per qualcosa, ma credo che i 3 euro li abbiamo superati perché questa non boh, più di 5 euro. Le matite di Sephora vengono più di 5 euro. Questo non lo so, ma già sicuramente di più. Poi c'era la crema mani, che è sempre utile, due pastiglie effervescenti a stellina e il fatto dei campioncini che mi lascia un po' lì. Perché sì, è vero che ce n'è di prodotto alla fine, perché sono due, tre, uno e uno, cioè però che sarebbero due dello stesso marchio. Ma il fatto dei campioncini mi lascia un po' lì, però i prodotti ci sono, sono sigillati, quindi non sono rimanenze. Questo qui. Cioè si vede, è inutile, si vede che c'è la plastica di sigillo. Questa abbiamo detto che è sigillata. Queste da bagno sono sigillate e questa qui l'ho aperta io, quindi ci piace. Ora però voglio sapere da voi se anche da voi Sephora fa queste box sorpresa, se vi incuriosiscono, se è una cosa che sapevate già tantissimo tempo, ma sono io che non lo sapevo. E niente, ed spero di tutto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!
Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!